una bella manifestazione con più di 95 moto in pista, tra piccoli e grandi, quindi un evento particolare per il nostro campionato. Ricordiamo sempre che il campionato Asia è un campionato nazionale. Esattamente, noi agonistico. Esattamente, noi lo facciamo a livello, diciamo amatoriale, andiamo in moto solo la domenica, ecco, giusto per avere quell'impegno, quell'appuntamento, diciamo, settimanale, mensile. La prima manche mi sono divertito moltissimo con Danilo, grande esperto del motocross, del nostro motocrossardo. Abbiamo fatto una bella gara, sono partito terzo e poi ci siamo giocati la vittoria con Danilo, ci siamo sorpassati un po' di volte, mi sono divertito moltissimo. Un piccolo consiglio che darei di scopiazzare, diciamo, dalla FMI, che facciamo le prove libere batterie di qualifica tutte in un turno, quindi si riesce a velocizzare molto di più l'andamento di tutte le manche. Rispetto all'ultima due gare FMI è un po' meglio, forse un po' di mancanza di avversari delle altre gare, è andata abbastanza bene, ho fatto due terzi posti. La seconda manche potevo chiudere la seconda, però ho avuto un problema con i manicotti e l'acqua della moto, ho iniziato un po' a fumare, a scaldare troppo e ho chiuso al terzo posto, però è andata abbastanza bene. Prima manche non è andata bene, sono partito male, ho recuperato un po', ma al terzo giro sono caduto per un contatto con un altro pilota. Ho recuperato un po', ma gli ultimi due giri non ce la facevo più, sono arrivato 14esimo. Seconda manche è andata molto bene, sono partito secondo, alla fine ho tenuto il passo e sono arrivato quarto e in finale settimo. Abbiamo avuto più di 90 iscritti, abbiamo 21 bambini, puntiamo molto sui bambini appunto perché è un po' il nostro futuro e poi abbiamo la possibilità di accogliere la categoria 50, sicuramente ci dà soddisfazione perché promuovere lo sport già da quell'età significa poi portarlo più avanti anche nelle categorie successive. La presenza dei piloti FMI domenica scorsa in gara a Palo e oggi qui a fine scuola, come hai pensato? Ma diciamo che l'alternativa nostra, non siamo antagonisti o non vogliamo andare contro nessuno, secondo noi comunque la federazione fa un ottimo campionato, serio, organizzato. E l'alternativa nostra è appunto rendere più accessibile questo sport, che non deve essere accessibile soltanto per chi ha i soldi, ma per chi ha il piacere di partecipare, di fare motocross. Abbiamo iniziato bene con una buona qualifica, abbiamo portato a casa un quarto tempo di qualifica, quindi siamo stati lì davanti con loro. E poi abbiamo avuto un attimino di problemi perché prima manche, brutta partenza, quindi garettina in rimonta, abbiamo finito in sesta posizione. Non ci possiamo lamentare per le condizioni che erano, perché le gare sono troppo corte, quindi dovremmo proporre di farle almeno a una ventina di minuti perché così non ci siamo. Il trasponder è andato a girarsi e si è incastrato nello sterzo. Mi ha causato la caduta e questa caduta ha comportato la rottura della centralina e del manubrio e non ho potuto finire la seconda manche.